Pippa Middleton è diventata mamma per la terza volta. La sorella della più nota Kate ha partorito una bambina. Pippa Middleton è diventata di nuovo mamma. La sorella di Kate era stata avvistata negli scorsi mesi con un bel pancione, al fianco di suo marito James Matthews. Ma cosa sappiamo di lui? E che nome hanno dato al nuovo bebè? Legge anche, Elisabetta Gregoraci, messaggio aereo durante battiti live, l'ha mandato l'ex fidanzato Francesco Bettuzzi. Foto Pippa Middleton di nuovo mamma. La sorella di Kate Middleton è diventata mamma per la terza volta, secondo quanto rivela il magazine People. Pippa e suo marito James Matthews hanno avuto la loro terza figlia. La coppia ha sempre tenuto il massimo riservo sulla gravidanza, tanto che i media l'hanno scoperta durante il giubileo di platino della regina Elisabetta. Il parto, comunque, sarebbe avvenuto al St. Mary's Hospital, lo stesso dove Kate Middleton e William Windsor hanno accolto i loro tre figli. A sinistra Pippa Middleton con il suo pancione, a destra nel giorno delle sue nozze con l'attuale marito. Il nome Pippa Middleton e suo marito James Matthews sarebbero pronti a trasferirsi in un villaggio vicino a Bookjewery, nel Berkshire. Il nome della loro terza figlia non è stato svelato, ma siamo certi che lo scopriremo presto. Chi è il marito di Pippa Middleton? La sorella di Kate Middleton, Pippa, è sposata con James Matthews. La coppia dopo il matrimonio ha avuto già due figli, Arthur e Grace. Oggi i piccoli hanno rispettivamente 3 anni e 14 mesi e ben presto accoglieranno il loro nuovo fratellino, o sorellina. La sorella di Kate Middleton il giorno delle sue nozze con il marito James. La seconda figlia di Pippa e James, comunque, porta come secondo nome Elizabeth, in onore ovviamente della sovrana inglese. La terza gravidanza della coppia è stata tenuta nascosta per evitare inutili gossip, esattamente come le prime due. Pippa Middleton e suo marito non sono avvezzi alla cronaca rosa e preferiscono rimanere lontani dai riflettori. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.